Ciao a tutti, bentornati oppure benvenuti qui sul mio canale. Cominciamo con le premesse. Se sentite rumore di sottofondo, c'è qui mia figlia Giulia che gioca. Ero molto indecisa se registrare o meno questo video, anche perché voglio dire, i miei acquisti creativi sono sempre più o meno riguardo il punto croce, il mondo delle fustelle. Forse potrebbe scocciarvi vedere più o meno sempre le stesse cose, quindi ero molto indecisa. Poi, siccome per il momento non sto aspettando più pacchetti da AliExpress, perché con questa storia dell'IVA e le spese di spedizione mi sono un attimo bloccata con gli ordini su AliExpress, perché non mi sembra più molto conveniente ordinare da AliExpress, però voglio studiare un attimo la cosa ed eventualmente poi magari riprendere con gli acquisti su questo sito. Bando alle ciance, vedremo in futuro come andranno le cose. Ho 8 pacchetti, vi faccio quindi vedere che cosa ho ricevuto. Primo acquisto, fustella. Questa fustella mi è piaciuta tantissimo, l'ho vista in saldo, non ricordo adesso sinceramente quanto l'ho pagata, però con un coupon che avevo di AliExpress l'ho pagata a meno di un euro, spesa e spedizione gratuita. Ovviamente qui accanto vi metterò il fustellato, molto bella per la mia toga, la misura giusta, e quindi l'ho voluta prendere. Secondo acquisto, altra fustella. Anche questa, appena l'ho vista, oddio, doveva esserci l'adesivo proprio dalla parte del diritto. Comunque questa qui, appena l'ho vista, mi è piaciuta molto, le nuvolette, la mongolfiera, può essere un'idea carina anche da applicare sui fiocchi nascita o comunque sui biglietti di auguri, per qualsiasi tipo di creazione. La mongolfiera ci sta sempre bene sia per maschietti sia per femminucce, quindi l'ho voluta prendere. Altro acquisto è un set di 10 matassine, in realtà qui ce ne sono 9 perché una l'ho già usata, però guardate che cosa è successo, ci sono 2 matassine di questo tipo, credo che abbiano sbagliato e mi siano capitate delle matassine doppie, perché vedete qui non ci andrebbe un'altra matassina, però sono 10 pezzi di cui 2 sono così. Peccato però che dall'immagine il numero non si vedeva, queste sono matassine che hanno i numeri corrispondenti alla DMC. Io volevo il 996, mi è arrivato il 995, in realtà dall'immagine sembrava appunto la tonalità del 996 che mi va via come il pane. Mi è arrivato il 995 che dalla videocamera non rende mai più un colore tendente all'ottanio piuttosto che al celeste. Lo utilizzo, ma ho già un matassone grande di questo colore che è lì, perché comunque non è proprio una tonalità. Sì, Giulia, grazie. Non è proprio una tonalità che utilizzo, di celeste, di azzurro, che utilizzo nelle mie creazioni, però ormai ho tutte queste matasse, troveremo il modo di utilizzare anche queste. Andiamo avanti. Altro acquisto. Questa è sempre una fustella. Questa fustella l'ho pagata con un coupon di AliExpress, forse 40 centesimi, spedizione gratuita. Io non sono particolarmente fan di Minnie e Topolino, per quanto mi piaccia la Disney, Minnie e Topolino, cioè se li devo ricamare è perché mi vengono richiesti, non perché lo faccia io di mia sponte. Però questa fustella era carina, la misura era adatta comunque alla mia toga, si può fare sia Minnie sia Topolino stilizzati, poi c'era comunque anche il fiocco. Sempre per creazioni per bambini, comunque può essere sempre utile, meglio averla piuttosto che non averla. Andiamo avanti. Ecco, questo è un acquisto che ho già usato. Volevo un timbro con la scritta grazie o comunque thank you in inglese, e così, per scriverlo, per timbrarlo sulle buste, quando chiudo le buste di spedizione. È una cavolatina, però mi piaceva l'idea del timbrino e l'ho voluto acquistare. Questo me lo ricordo, l'ho pagato 1,27 euro, spedizione gratuita. Quest'altro pacco. Merletto in raso, anche qui
pensavo la tonalità del colore fosse leggermente più chiara, invece è un celeste molto molto acceso, però devo ammettere che con il 995 che mi è arrivato ci sta bene, quindi useremo anche questo per questo preso per i capoculla. Penultimo pacchetto. Ah, qua mi hanno mandato un pacco enorme, ma questa è la mia mano, vedete, un pacco enorme semplicemente per un washi tape. Era da tantissimo che non acquistavo washi tape, avevo un coupon di AliExpress da spendere e ho visto questo che con il coupon mi è costato sulla cinquantina di centesimi, spedizione gratuita, carino. Prima ero molto più appassionata di washi tape, ora ne ho un bel po', ma non ne sto comprando più. Prima li prendevo anche alla Lidl, adesso sinceramente non li sto prendendo. I washi tape li uso per decorare le buste di spedizione quando spedisco le mie creazioni. Questo mi piaceva, era l'unico di quelli che c'erano disponibili che mi piaceva. Ho voluto consumare il coupon di AliExpress e quindi l'ho preso. L'ultimo pacchettino . Finalmente posso fare fuori tutte queste buste. L'ultimo pacchettino è una fustella ed è questo coniglietto. Molto carino, semplice, serve per queste due stanghette, in realtà servono da mettere sotto al coniglietto, dentro scriverci delle frasi, oppure fustellare dentro con le lettere. Non so dove mi sono macchiata. Ah, sì. Per coprire l'indirizzo ho usato un pennarello che non era indelebile, quindi adesso si è trasferito sulle mie dita, vabbè, non fa niente. Quindi dicevo, io l'ho visto sull'immagine, c'era scritto sempre con le lettere fustellate all'interno Epister, però il coniglietto, come per le altre cose che vi ho fatto vedere, comunque un must nel mondo dei bimbi, quindi non solo per la Pasqua, ma si può usare anche per fare altre cose. Questi erano i miei acquisti semplici, ma acquisti creativi, ormai nel mio stile, sapete, chi mi conosce, chi mi segue da un bel po' ormai lo sa. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi interessa qualcosa scrivetemelo nei commenti, se ancora il prodotto è disponibile vi scrivo il link. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, spero di avervi fatto un po' di compagnia. A presto con il prossimo video, con le mie mani nere. Ciao!